Frida, non sei ancora in scena, esci. Andiamo? Sì. E dai! Che c'è? Dai, allora, via, smettila, forza. Non la sopporto, non la reggo più quella. Dai, dai. Anch'io ho ragione a mia volta di stupirmi della solerzia del vostro omaggio. Può essere che mi amerete meno quando ci conosceremo meglio. Ah, madame, quando ciò accadrà, sarà a scapito mio. Ci sarà molto da sfrondare. Mi attribuite più qualità di quante ne abbia. E voi, voi ignorate le mie. Per parlare con voi dovrei genuflettermi. Ricordatevi, nessuno è padrone della propria sorte. I padri e le madri fanno tutto di testa loro. Per me, il mio cuore sceglierebbe voi, quale che fosse la vostra condizione. Ragione di più per preferirmi ancora. Mi posso lusingare e facciate lo stesso con me. Cielo, quando anche voi foste una rosetta qualunque, quando anche io vi vedessi con la candela in mano scendere in cantina, rimarreste la mia principessa. Possono sì bei sentimenti essere durevoli? Per renderli più forti, da una parte e dall'altra, giuriamoci amore eterno, a dispetto di tutti gli errori di ortografia che possiate aver commesso su... No, mi sono perso. Non importa, non importa. Dai, prosegui. Sì. Ci sei? Per renderli più forti, da una parte e dall'altra, giuriamoci amore eterno. A dispetto di tutti gli errori di ortografia che possiate aver commesso sul mio conto. Questo giuramento preme più a me che a voi. E lo faccio con tutto il mio cuore. La vostra bontà mi abbaglia e io mi prosterno davanti a essa. Ora basta, signore. Oh. Non posso vedervi penare a questo modo. Oh. Mi sento ridicola a lasciarvi in ginocchio. Alzatevi, oh. Su. Viene qualcuno. Viene qualcuno. Viene qualcuno! Frida, ma che cazzo fai? Sapiglie. Che volete, Lisetta? Devo parlarvi, madame. Nemmeno per sogno. Amica mia, tornate fra un quarto d'ora. Andate. Dalle mie parti le cameriere si presentano solo se chiamate. Ma sì, è necessario che parli a madame. No, detto... no, no, Frida, guarda, veramente, sei troppo atteggiata. Sei troppo esagerata, è una cosa assurda. Entri, ci spari quelle battute che... Guarda, io... dammi retta, per me sono troppo, davvero troppo. Non so, non si rende. Ma di manco cominciato che già scassi i coglioni. Che ti prende, eh? Non c'entra, è che tu sei una cameriera. Entri così, fai così, insomma è troppo. Per te lo dico, se puoi vuoi sputtanarti, ti sei vista prima di parlare di me, ti sei vista con quel ventaglio, quello che combini non si sa. E allora hai il diritto di farlo, sono io la padrona nella storia. Sì, sì, allora tu mi puoi criticare e io invece no. Ma però... io faccio la padrona, la padrona. I padroni sono così. Tu devi fare la cameriera, Frida, non e puoi... lei deve fare per finta, la padrona per finta. Esatto, e tu invece la finta cameriera. Io dico cameriera. Che se lei è una cameriera al principio, allora non è che può fare troppo bene la parte della padrona. Mi devi spiegare com'è che... Sì, ma non si può sentire, dai. Ma come la vedi una cameriera che attacca con il nuccessorio? Ma non esiste al mondo, andiamo. Ma tu ti hai visto da fuori, chi è che esagera qui? Di la verità vera, non è troppo, non lo vuole capire. No, aspetta, che stai dicendo? Aspetta, sei Frida. Te quella che esagera, che fa troppo la cameriera. No, guarda che sei tu che esagera. No, sei tu che fai troppo, sei tu che sei fai troppo, sei tu che fai troppo. Non posso recitare così con quello che mi fissa di continuo. Ma Timo, smettila pure tu, guarda le prove, non è lui che ti fissa, sei tu che sei fissata. Dimmi, guarda le prove, pure sì che mi fissa, ci fissa tutti quanti e poi ride. Ci prende per il culo, ecco. Ma che prende per il culo? Guarda le prove, perché dovrebbe prenderci per il culo? Spiega. C'è modo e modo di guardare. Cazzo, questa qui è paranoia pura, eh. Io ero là che non recitavo, va bene, l'ho guardato e l'ho visto che ci prendeva per il culo e scusa tanto, ma c'è modo e modo di guardare, quindi prendermi per il culo pure tu. Guarda, no, le prove. Non ci sfotte, chiaro, non ti tanto dici. Me ne vado, sì, certo, l'ha deciso lei. Un cazzo, lo vuoi capire? No, Crimò, resta no, lì. No, c'ho da fare, Crimò, no, Crimò, rimani. Crimò. Ecco, meno male. Sarei contenta, cazzo. Sì, metto il muso come un bambino. Sì, vai, vai, corri lì appresso, corri. Patetico, adesso si mette pure a fare la scena. Non è bello come l'hai trattato, non si fa, scusa, ma non si fa. E lei allora no, lei arriva in ritardo e tu non dici niente, ma quando è di me che si tratta, oh, beh, non c'è smettila problema. Smettila di gridare, per favore, ma smettila, cosa ti incazzi? Non c'è problema, cazzo, cosa... quando si tratta di Frida, eh? Già, quando senti, è di anni, eh? No, figurati, no, 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 qui hai torto, hai Frida, torto, è questione di rispetto, tu non hai rispetto degli altri. Vuoi parlare di rispetto? Perfetto, parliamone. Si presenta quando le gira e noi qui ai comodi suoi. E ti chiedesse scusa una volta, l'ha mai fatto? Mai una volta. Perché tu non sbagli mai, eh? Va bene, lasciami stare. Va a cagare. Oh, Frida! Porca puttana, ti muovi! Certo, quella adesso è incazzata nera, così non va bene però, ce l'ha con te. Beh, io pure, scusa, perché ancora non l'hai capito che sono super incazzata. E dai, Lidia! Non puoi mancare dai, di rispetto dai, così dai, alla gente, capito, devi piantarla, capito. Adesso esageri. Oh, guarda che io sì, dopo rispetto, la partita, ma vattene, capito? Devo andare a giocare! Parla di rispetto quando è lei quella che se ne frega, visto che non sono una ragazza, non è con un altro, ma arriva pure tardi. Andiamo, e poi dai. Mi si parla di rispetto, normale che mi incazzo, tu che dici? Ma perché te non esci con lui? Mai detto tanto. Che stanno insieme, solo bene, che se lo porta appresso. Va bene, Frida, adesso basta, va bene? Basta, Frida, sono io senti che qua. Non lo so. È che lei ha le maniere adesso non ricominciamo. No, no, Frida, allora? Ah, no, eh? Hai visto che cosa hai fatto?
adesso. Oh, ma di un po', chi ti credi di essere? Tu chi ti credi di essere? Ehi, non metterti a stellare con me, va bene? Non me ne fotte un cazzo di chi resta qui in parte, no? Aspetta, no, lui che ha deciso di andarsene, non è colpa mia. È così che ci si comporta, funciona così per te? No, prima ha deciso lui di andarsene, perché l'ha costretto. Un momento, atto secondo, scena 5, ricominciamo, grazie. Io non recito finché questa fa così. Che cosa? Adesso ti metti a fare la parte con me dopo che l'hai cominciato tu il bordello là? No, lo faccio io il bordello, sei tu quella che strilla qua in mezzo, ti piacciono le piazzate. Ragazzi, per certo favore. Che strilla, è normale, cazzo, è lui che favore. È stato, manco l'avessi cacciato io. Doveva restare a farsi trattare come un cane, Frida. Forse. Frida, per favore, Frida. Dai, adesso basta. Tu sei fuori, ma proprio fuori, l'hai capito o no che sei fuori? Dai, va bene, siamo qui per provare, ecco, allora proviamo, proviamo. E dovrei provare con una pazza, secondo Frida, te mi metto a provare con una pazza così? Ci sono anch'io, almeno provo per questo. Non provo, manco morto. Frida, per favore, lo sai. Aspetta, aspetta, cosa? Di un po', ma dove credi di essere? Voglio vedere se muovi il culo. Dai, avanti, tirati su e recita. Tu gli ordini, ti prego, Lidia, Lidia, che so, ti prego, chi ti prego, Lidia, dai, Lidia. Sì, che fallo per me, dai, ma hai capito questa? Si mette a fare i capricci del cazzo, tirati su, Lidia. Basta adesso, basta. Vieni, Lidia, dai, per favore, andiamo. Allora, sai una cosa? Se vengo, no, aspetta un secondo. Se vengo, la prossima volta che quella apre bocca, io piglio e me ne vado, ok? Basta, Frida, basta. Va bene, basta. Non so perché non me ne vado. Frida, per piacere, vai, dai, non ti preoccupare. Non dite più niente, fate silenzio. Bene, riprendiamo da dove eravamo. Da Lisetta ho ragione di stupirmi anch'io. Riprendiamo tutto da capo, fino alla fine. La so. La sai? Sì. Bene, allora andiamo. Dai, forza. Quando vuoi. Fa con calma. Faccio come mi pare. Ho ragione di stupirmi anch'io a mia volta della solerzia del vostro omaggio. Può essere che mi amerete meno quando ci conosceremo meglio.